Non penso di aver capito bene. In che senso Baldanzi alla Roma? Ma chi? Vabbè, mercato assurdo dei giallorossi. Non ho capito. Ciao ragazzi, sono Pingo e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi torniamo con la serie del calciomercato che sta facendo pum 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 pum. Qualsiasi squadra sta acquistando a non finire. Non ho capito come sia possibile per il presente, per il futuro, per la prossima stagione. Vabbè, arriveranno 1000 video se non saranno già usciti. Non lo so quando uscirà questo video. Ma prima di iniziare, vi ricordo di lasciare like, commenti, iscrivetevi al canale. Se non lo fate, vengo a cercare ovviamente il picchio con il telecomando. Vi ricordo che più dell'85% dei guarda i miei video, ma non è iscritto al mio canale. Evidentemente, siete persone cattivissime, orribili e soprattutto telecomandose. Quindi fatelo per favore. Vi ringrazio per il sostegno che mi date a ogni video. Quindi grazie mille. E oggi reagiamo a Baldanzi alla Roma. Non ho capito, ripeto, come sia possibile. A fine video vi dirò ovviamente un voto qualità-prezzo e soprattutto un voto per quello che può dare alla Roma. Non me l'aspettavo, ve lo dico. Anche perché questa notizia è arrivata così, boom, di botto. Probabilmente, ripeto, questo video lo vedrete quando Baldanzi ha già fatto 7 gol e 7 assist. Ma va bene, non ho i tempi materiali per registrare tutto il gioco. Ci sono 15 episodi di questa serie, va bene, negli ultimi 2 giorni. Andiamo. Dai Tommasino, Madonna mia, ti voglio in nazionale titolare. Andiamo, eccoci. Parliamo di nazionale ed è lui in nazionale, meraviglioso. Che minchia di gol ha fatto? Che poi ridendo e scherzando la scorsa settimana, almeno quando sto registrando, neanche scorsa settimana, un paio di giorni fa ha fatto l'Eurogol contro la Juventus in campionato, quindi. E appena è finito a fare le notizie ho fatto subito il video, ma fisicamente ne ho fatti 14 di fila, quindi potrebbe essere mi vedete vestito uguale in qualcuno, per una questione di tempo. Quanto sei forte, Baldanzi! Si parlava di Baldanzi all'Inter come fece. Che numero ha fatto qua? Come fecero con Aslani, quindi mi dispiace sinceramente che sia andato attualmente alla Roma. Mi pare dovrebbe essere un prestito attualmente, ma non ho capito bene perché c'erano 1700 scritte, ma va bene. Però occhio, occhio perché questo ragazzino per me è veramente, veramente forte. Che cacchio gol ha fatto? Bravo Piccio. Quindi occhio a questo ragazzino, perché è giovane, è forte e secondo me alla Roma, se la Roma gli darà lo spazio, farà veramente tanto, tanto bene. Quindi occhio veramente a questo ragazzo. Fu così che, come ho detto, perché le altre squadre non toccò palla manco una volta o fece 35 gol e 35 assist. Oppure si fece spegnere la prima giornata, come è successo, come ho già detto in qualche altro video, con Mazzocchi. Ma va bene, gliel'ho tirata. Chiedo scusa ai tifosi napoletani. Bello! Che poi in realtà lui è mancino, ma calcia a destra e a sinistra senza nessun problema. Basta vedere il gol che ha fatto contro la Juventus, ha fatto il destro lì all'angolino che Szczęsny ha tentato la parata laser, ma non è Handanovic, quindi. Bel gol. Che forte che sto ragazzino, veramente veramente fortissimo. Madonna mia, i due le ha mandate al bar nello stesso momento. Meraviglioso. Come scippa. Fallaccio. Comunque fa gol solo, gol sotto al 7. È una roba incredibile questo. Guarda. Ma che è? Bel gol. Un po' rivedibile la difesa, però. Corri, 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 corri! Proprio contro la Roma. Madonna, che palo ha preso. No, che. Mamma mia. Madonna, quanto aveva qua? 12 anni? Perché adesso non è che abbia tanti di più, però. Beh, alla fine non è grandissimo fisicamente, come potete vedere, però. Resiste fisicamente comunque, bravissimo. Madonna mia, se mi fa un'entrata così lo ammazza. Non male.
Ovviamente vi lascio il video originale e il link, come sempre, del canale in descrizione. Come giusto che sia. Che numero ha fatto qua contro la... ciao Pellegrini! Bellissimo. Bellissimo. Fazzini. Vabbè, che dire, lo conosciamo già tutti, quindi non è una novità ovviamente questo ragazzo, però... Minchia. Occhio, perché ripeto, questo ragazzo può fare veramente, veramente bene. Ovviamente dipende se gli verrà dato spazio. Spero di sì, che De Rossi è uno che di solito fa giocare i ragazzi. E non solo, quindi anche perché non c'ha mai nessuno, soprattutto sto anno mi sa che la Roma ogni volta c'ha un infortunio. Magari lo mette al posto di Dybala come attaccante direttamente. Non sarebbe male, visto che lui può giocare comunque svariate posizioni. Occhio. Quindi che dire? Voto qualità prezzo 8. Per quello che può dare alla Roma, una cosa è giocare all'Empoli, una cosa è giocare alla Roma, però sono fiducioso, dai, 7. E fu così che, ripeto, fece o 75 gol o fece 75 espulsioni, peggio di Pepe ai tempi d'oro. Ma va bene. Che dirvi, ragazzi? Questo ragazzo per me piace veramente tanto. Quindi può dare veramente tanto. L'italiano è andato a quel paese, ma chi se ne frega. Vi ricordo di lasciare un like, commenti, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina a questo punto, perché se no non vedete quando esce il video e non è una bella cosa. Vi ricordo di seguirmi qua su Instagram, qua su YouTube e anche su TikTok. E non posso dirvi altro, che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire... Sono curioso di vedere il suo esordio. Molto probabilmente sarà già stato fatto quando uscirà questo video. Ma va bene. No, pingualè. Ciao e niente. Che acquisto. Occhio a questo ragazzo. Ciao.